Per la prima volta agricoltori e allevatori delle aree terremotate di Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio raggiungono la capitale per manifestare contro quella che è una situazione insostenibile. In centinaia, in piazza, insieme al loro bestiame, o meglio, insieme ad alcuni dei loro animali sopravvissuti al crollo delle stalle. Noi abbiamo 9 animali su 10 che sono sfollati, cioè che non hanno una stalla, sono morti 10.000 animali quest'inverno, proprio anche in virtù del freddo e della mancanza di una custodia per loro. Queste sono operazioni da affrontare rapidamente, abbiamo bisogno che si sblocchi la macchina, abbiamo chiesto come agricoltori di poterci occupare direttamente della ricostruzione, sono arrivate le ordinanze, non sono ancora nei fatti operative, ci stiamo lavorando da settimane ancora con nessuna possibilità di essere concreti, quindi bisogna davvero che le istituzioni si parlino una volta per tutte fra di loro e sciolgano le inefficienze, le lentezze, le diversità di trattamento fra comune e comune per fare in modo che ci sia una risposta definitiva, urgente e concreta alle nostre imprese. Presenti i sindaci dei comuni colpiti dal sisma, ma con i rappresentanti della Coldiretti di diverse realtà locali, insieme al presidente nazionale Roberto Moncalvo, che ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni. Risposta, attenzione, ma soprattutto anche attenzione rispetto alle richieste per il futuro, perché c'è da affrontare l'emergenza ma c'è da guardare subito al futuro. Noi già oggi siamo davanti a meno 90% di mercato interno, danno economico stimato di 2 miliardi di euro fra strutture e danni di mercato. Allora serve creare defiscalizzazioni, decontribuzioni, incentivi al turismo che si è azzerato in quei territori, perché se non vive l'agricoltura, se non vive la produzione di cibo e il turismo, che in quei territori sono la spina dorsale dell'economia e dell'occupazione, noi davvero rischiamo che dopo il terremoto ci sia l'abbandono. Grazie. Ho perso gli animali, non la dignità. Senza agricoltura, arcuata muore, meno chiacchiere, più stalle, sono le denunce che campeggiano sui cartelli. Ma ci sono anche gli striscioni della Coldiretti. La burocrazia uccide più del terremoto. L'Italia migliore merita giustizia. Le priorità sono intanto affrontare l'emergenza che ancora vivono le nostre aziende. 1.400 stalle da ricostruire. 33 stalle temporanee funzionanti. Bisogna affrontare questa emergenza rapidamente. Strade d'accesso ai campi, d'accesso a molte aziende che ancora sono da risistemare, acqua che ancora manca in molte di quelle poche stalle ricostruite. Queste sono le emergenze della quotidianità da affrontare, insieme al fatto che mancano ancora le casette prefabbricate per troppi nostri agricoltori che non possono stare degnamente vicino ai loro animali. O affrontiamo queste vicende oppure là il futuro in quei territori non c'è. Per questo diciamo che oggi, dopo il terremoto e dopo la neve, è la burocrazia a uccidere il futuro di queste persone. Un grande tavolo è stato apparecchiato con i prodotti locali salvati dalle macerie, dalle lenticchie di Castelluccio al ciauscolo, dal pecorino amatriciano a quello di Farindola. Prodotti che rischiano di sparire per le difficoltà del mercato locale provocate dalla crisi del turismo e dallo spopolamento dovuto all'esodo forzato, ma anche ai ritardi nella costruzione degli alloggi temporanei. Non passa inosservato il maxi schermo sul quale è stato proiettato il filmato denuncia Stalle Tradite sui gravi ritardi della ricostruzione nelle aree rurali dove si sommano inefficienze, incompetenze e furberie.